Le tecnologie utilizzate dai nostri antichi antenati sono spesso un mistero per noi. Molti popoli antichi non avevano neanche una lingua scritta e tanti non hanno lasciato nessuna traccia del loro passaggio. Per questo molte delle loro conoscenze sono andate perse. Ed anche se la tecnologia che possediamo oggi è davvero incredibile, non possiamo come sentirci come se avessimo perso un po' di conoscenza quando studiamo i resti di quelli che sono venuti prima di noi. Guarda quindi questo video e capirai cosa intendo. La qualità di una spada era incredibilmente importante per i guerrieri di qualche centinaio d'anni fa. Se la spada era fragile, poco affilata o danneggiata, saresti stato in una situazione di grave svantaggio in combattimento. E per i guerrieri indiani, una buona shamshir era indispensabile. Erano delle spade curve ad una lama, per lungo tempo ammirate per la loro incredibile manifattura. Ma è stato solo di recente che abbiamo scoperto in che modo queste armi del 1500 venissero forgiate. Le spade ebbero origine in Persia, prima di diffondersi in Asia ed India, diventando poi di ispirazione per la scimitarra. Così, un'analisi fatta in laboratorio di una di queste antiche spade ha rivelato che erano fatte di puro acciaio, una lega particolare fusa in un crogiolo scoperta in India in quel periodo. La spada era costituita da una miscela di carbonio e ferro mescolate assieme per formare una nuova sostanza chiamata cementite, che un maestro artigiano avrebbe lavorato, facendo raffreddare molto lentamente la lega, permettendo la formazione della cementite. Infatti, se fosse stata semplicemente immersa in acqua, non avrebbe funzionato, rendendo la spada più fragile e simile a molte di quelle che erano comunque utilizzate in quel periodo. Quelli che vedi sono antichi geroglifici egizi trovati però in Australia, o sono solo un moderno falso? È una questione sulla quale gli archeologi non riescono a convenire. Il fatto è che i glifi risultano identici a quelli trovati su alcuni antichi monumenti egizi e secondo Steve Strong, un archeologo australiano, avrebbero circa 4500 anni, dimostrando così che gli egizi arrivarono in Australia migliaia di anni fa. Si tratta di una teoria molto controversa da un punto di vista storico, quindi non sorprende che sia contestata da numerosi altri storici ed archeologi. I geroglifici vennero individuati per la prima volta negli anni 70 e sono stati studiati a lungo da molte persone durante gli anni. Esperti egittologi dicono che ci sono evidenti errori grammaticali nel testo e per questo sarebbero dei falsi, ma gli accademici che sostengono la loro autenticità affermano che l'alfabetizzazione degli antichi esploratori egizi potrebbe non essere stata così buona come chi scolpiva gli stessi nei templi o nelle tombe. Ad oggi, però, non sono mai stati trovati altri geroglifici in Australia, cosa che fa sorgere la domanda su cosa sia accaduto a questi antichi esploratori se davvero avessero mai raggiunto l'Australia. I rotoli del Mar Morto sono tra i più antichi e famosi documenti al mondo, avendo un'età di circa 2000 anni. Uno di questi, però, si differenzia dagli altri, il cosiddetto rotolo del Tempio, che è ricoperto da un misterioso composto chimico che venne versato al di sopra prima che il testo venisse scritto. Uno studio in laboratorio ha identificato la sostanza come una miscela di calcio, sodio e zolfo applicato direttamente sulla pelle dell'animale. La sostanza, oltre a rendere la pelle più duratura, la rende anche più luminosa e facile da leggere. La miscela non si trova naturalmente in nessun luogo vicino al Mar Morto. Ciò significa che o è stato creato altrove, o qualcuno aveva le conoscenze necessarie per creare artificialmente questa sostanza. Invece, gli altri rotoli del Mar Morto sono stati scritti su pelli che vennero semplicemente ripulite, asciugate e strofinate con del sale marino. Ma il processo riservato alla pergamena del Tempio era molto diverso e avanzato. Un procedimento mai riscontrato su nessun altro rotolo o documento dell'epoca. Gli antichi romani erano una civiltà così grande e potente alla quale vennero accreditate molte delle invenzioni del mondo antico, come ad esempio i cosiddetti tubi di portata. Un incredibile lavoro di ingegneria che si trova in Turchia. Queste strutture corrono tra i siti di molti antichi insediamenti romani. Ma furono davvero i romani a creare queste strutture o semplicemente crearono i loro insediamenti dove c'erano già questi tubi? La prima ipotesi è la più plausibile. Tuttavia, lo stile di queste tubature non è mai stato ritrovato in nessun altro luogo in cui i romani avessero degli insediamenti. Inoltre, non ci sono documenti scritti che riportano queste costruzioni. Infatti, i romani erano soliti celebrare ogni grande loro opera per iscritto. Ci sono infatti documenti che celebrano ogni impresa romana in Turchia, persino la costruzione di una semplice strada. Ma i tubi non vengono menzionati in nessuna di esse. Quindi, la cosa sembra molto strana ed ha fatto nascere l'ipotesi che fossero opera di una civiltà più antica e che si trovavano già lì quando arrivarono i romani.
La cattedrale di Notre-Dame de Chartres in Francia è famosa per la sua incredibile bellezza e gran parte di questa bellezza può essere attribuita alle sue splendide vetrate colorate. E delle 167 vetrate sopravvissute, realizzate in pieno medioevo tra il 1100 ed il 1200, sono tra le più complete della loro epoca. La maggior parte raffigura scene bibliche ed anche se ci sono alcune rappresentazioni addizionali di sovrani, santi ed importanti membri della società dell'epoca, i colori vivaci usati nei disegni derivano da ossidi metallici. Ad esempio il colore rosso rubino deriva dall'ossido di rame, il blu dal cobalto, il verde dal ferro ed il giallo dallo zolfo. Tutti questi materiali dovevano essere aggiunti al vetro durante il processo di riscaldamento per ottenere il colore base, mentre tutti i dettagli venivano aggiunti successivamente con uno sgradevole mix di ossidi più aceto ed urina per creare una vernice che aderisse al vetro. L'intricatezza e la complessità del lavoro sarebbe una sfida quasi impossibile per ogni artista moderno e pensare invece che le persone erano in grado di fare queste cose già 900 anni fa è davvero incredibile. La chirurgia moderna si è sviluppata con la scienza, mentre quella antica era spesso radicata nel misticismo e nella religione. Ma non è sempre questo il caso. Nel 2016 gli scheletri di 9 Neanderthal sono stati ritrovati nelle grotte di Shenandoah in Iraq, ognuno dei quali aveva tra i 20 e i 30.000 anni, ed uno di questi scheletri apparteneva ad un uomo che presentava diversi problemi medici. Un danno alla cavità oculare indicava che probabilmente era cieco ad un occhio, mentre la sua gamba sinistra era deformata dall'artrite, ma più strano di tutto, gli mancava un braccio. Una persona in uno stato di salute così precario doveva essere di scarso valore in tribù primitive di cacciatori e raccoglitori, ma è evidente che fosse accudito dal resto del gruppo. Sembra infatti che il suo braccio sia stato rimosso chirurgicamente dopo aver subito qualche grave lesione. E riuscire a rimuovere un arto senza uccidere il paziente è un processo difficile e pericoloso ancora oggi, ma qualcuno è riuscito a farlo con successo già 30.000 anni fa, considerando soprattutto la mancanza di anestetici, antibiotici e tutti gli strumenti che abbiamo oggi. Gli antichi egizi erano abili nel costruire molte cose, ma le statue erano qualcosa che facevano davvero bene e soprattutto se viste appena fatte erano molto più impressionanti e realistiche di oggi, soprattutto grazie ai loro occhi incredibilmente veri. Purtroppo infatti gli occhi della maggior parte delle antiche statue egizie sono stati rubati da tempo e scomparsi per sempre, ma fortunatamente possiamo vederne un esempio nella statua del faraone Ayubra che visse circa 4500 anni fa. La statua oggi si trova al Museo del Cairo con i suoi bellissimi occhi azzurri, che venivano fatti utilizzando una pietra preziosa chiamata lapislazzulo, appositamente lavorato e lucidato. La pietra è considerata preziosa ancora oggi e probabilmente all'epoca lo era ancora di più, il che spiega anche perché venissero rubate costantemente. Un'altra delle poche statue ad aver conservato gli occhi è quella di Horus, risalente al 3700 anni fa, con gli occhi che risultano blu se visti da un'angolazione, mentre marroni se visti da un'altra. Oltre quindi al mistero degli occhi azzurri nell'antico Egitto, c'è da considerare che, poco dopo questa statua, gli egiziani smisero di creare gli occhi in questo modo. Non si sa se per il problema dei furti o perché la conoscenza per raggiungere una tale perfezione nella lavorazione dei lapislazzuli andò perduta. Cosa abbia ispirato l'antica civiltà cinese Hang Son a creare così tante opere in giada rimane un mistero. E se mai troveremo qualche antico scritto, probabilmente non lo sapremo mai. Tutto ciò che possiamo fare è ammirare ed apprezzare la bellezza delle loro creazioni ed interrogarci su quali tecniche utilizzavano per crearle. Si sa infatti molto poco sulla cultura Hang Son vissuta tra i 5.000 e i 6.000 anni fa, a parte il fatto che erano una civiltà neolitica che vivevano in Cina attorno al fiume Liao. Le statuine di giada che creavano meritano davvero attenzione poiché hanno per lo più una forma umanoide, ma non sembrano una rappresentazione di esseri umani e ciò che le persone vedono quando li osservano varia da osservatore ad osservatore. Alcuni vedono draghi o bestie cornute, alcuni vedono capre, cervi, bufali o altri animali. Ma ci sono anche alcuni esempi che somigliano al classico alieno grigio. E non c'è da stupirsi se in molti pensano che questa antica comunità abbia ricevuto la visita da alcuni extraterrestri. Ma probabilmente si tratta solo dell'immagine di uno dei loro antichi dei. In ogni caso, la loro abilità nella lavorazione della giada era davvero incredibile. Esistono decine di modi diversi per creare un tempio e nel Settecento la razza umana aveva trasformato la creazione dei templi in una vera e propria arte e considerando i grossi limiti tecnologici dell'epoca siamo sempre stati in grado di costruire templi davvero spettacolari in maniera rapida ed efficiente. E questo rende ancora più sorprendente che qualcuno si sia preso la briga di scolpire un tempio enorme in una singola grossa pietra, in India. Perché questo antichissimo mandapa non è stato scavato nella roccia, ma intagliato in un gigantesco monolite di basalto in senso verticale.
Questo è il tempio di Kailasa e per quanto possa sembrare impressionante, non è neanche stato terminato. I costruttori hanno iniziato a scolpire partendo dalla cima e si sono fatti strada verso il basso. Infatti i livelli più bassi sono meno intagliati di quelli in superficie. Forse anche perché c'era meno luce a quella profondità sottoterra. Ed anche se l'origine del tempio rimane un mistero, c'è una leggenda locale, un po' macabra, che parla di un padre ed un figlio che avessero gareggiato tra loro per vedere chi dei due riuscisse a costruire un tempio più velocemente. Ed il figlio così scolpì Kailasa. Ma quando divenne evidente che stava per vincere la gara, suo padre lo uccise per salvare il suo onore. Probabilmente la storia è solo una leggenda, ma ancora oggi non si sa quante persone ci abbiano lavorato, per quanto tempo e a che civiltà appartenessero. E probabilmente non lo sapremo mai. Ebbene amico, se anche questa serie sull'archeologia è di tuo gradimento, non dimenticare di lasciarmi un mi piace e di farmi sapere con un commento quale delle opere che ti ho mostrato oggi è per te la più sorprendente. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!